Ciao a tutti, eccomi qui con una nuova review e oggi vi voglio parlare del nuovo mascara di Mulah, che è il primo del brand, ovvero il Gentleman Mascara. Io l'ho acquistato quando è uscito, quindi più o meno 2-3 settimane fa. E Mulah sta facendo uscire vari prodotti, vari step, penso ai prodotti per sopracciglia con i pennelli adatti e adesso il mascara che era accompagnato dal piegaciglia, che però io non ho acquistato perché ne ho uno che è un po' diverso, ovvero questo qui con la serpentina riscaldante che appunto mette in piega le ciglia con il calore. Allora, come sempre vi faccio vedere prima l'applicazione e poi vi dico la mia sul prodotto. Dire, i pack Mulah sono veramente bellissimi. Questo qui è blu scuro con il classico effetto damascato, quindi matte su lucido o lucido su matte, come vedete qui con le scritte bianche e gli hashtag di lato. E appunto, insomma, mi piace moltissimo anche il nome che hanno scelto per questo mascara, che è Gentleman. Il prodotto vero e proprio si presenta così, insomma, nel tubetto classico da mascara, anche questo blu. Il corpo qui è tutto opaco, invece il tappo riprende l'effetto della scatolina. E anche qui le scritte sono tutte bianche, molto molto carino, è bello cicciotto e all'interno questo qui è lo scovolone, più che scovolino, come vedete è incurvato ed è uno scovolo classico. Sono gli applicatori per mascara che io preferisco, questi qui. Non amo molto quelli in silicone con le setole corte, trovo che su di me non funzionino bene, non diano un bell'effetto, spesso mi fanno anche male perché mi pungono, quindi questi qui per me sono favolosi. Allora, andiamo un po' a leggere quello che dice il sito. Intanto costa 13,90 euro e Mulah lo descrive come un mascara volumizzante e incurvante e dalla formula vegana. Io trovo, come dire, funzioni meglio o comunque dia il meglio di sé accompagnato appunto al piegaciglia, quello che voi avete, perché incurvando le ciglia poi questo qui fa il resto di lavoro e quindi le incurva e le volumizza e soprattutto le rende super 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 nere.
Lo sto ancora capendo un po', per carità, però devo dire che non è male. È un mascara che si applica con facilità, ripeto, io amo questo tipo di scovolino e il fatto che sia incurvato aiuta molto a accompagnare, abbracciare le ciglia in modo da creare appunto la curva. Le allunga un pochino, ma credo sia appunto l'effetto proprio della curvatura. Mi piace molto la colorazione, quindi questo effetto nero. Trovo che la cosa migliore di questo mascara sia il fatto che si può applicare anche dopo la prima passata, quindi più volte, dopo che la passata precedente si è asciugata, come mi vedete fare adesso, e appunto non si incrostano le ciglia, non si attaccano, non fa grumetti, non toglie il prodotto precedente. Quindi, insomma, se a voi piace fare più passate, magari preferite che la prima si asciughi e poi passarlo ancora in modo da incurvare di più ed enfatizzare di più le ciglia, questo è un mascara che vi permette di fare questi passaggi. Il mascara vero e proprio, quindi quello che poi va sulle ciglia, è denso, ma non troppo. Vi consiglio comunque, quando andate ad aprire il tappo e quindi a tirare fuori lo scovolino, di pulire un po' la punta in modo che non ci sia troppo prodotto in punta, e quindi così non rischiate di sporcarvi tutto l'occhio. Scivola molto bene sulle ciglia senza problemi. Bisogna fare ovviamente più passate per truccarle tutte e quindi renderle tutte più volumizzate, più lunghe e tutte nere. Quindi appunto si fanno i gesti classici che si fanno quando si applica il mascara. E che dire, non mi dispiace, è un mascara che vi consiglio senza problemi. Io sì, ho provato tantissimi mascara, alcuni più sorprendenti di altri. Questo qui devo dire è nella norma, nella media, però è buono, mi piace e è anche poi carino da vedere. Quindi, se cercate anche un regalo di Natale per un'amica, questo qui può essere interessante, visto anche il pack molto molto carino. E basta, che dire, lo sto usando volentieri tutti i giorni e mi piace. Sì, ha una buona durata, quindi durante il giorno non si sgretola, non va via, non appesantisce le ciglia, è molto molto leggero addosso. E basta, non aggiungo altro perché sì, ho detto tutto, e quindi ditemi voi se l'avete provato e cosa ne pensate. Ripeto, io credo di al meglio di sé con il piegaciglia. L'ho provato anche senza, e insomma, l'effetto si vede anche senza piegaciglia. Quindi, se voi non amate piegare le vostre ciglia o con il classico, oppure con quello come il mio, potete usarlo tranquillamente anche senza. E basta, io vi saluto, aspetto i vostri like, i vostri commenti, i vostri pareri, tutti qui sotto. Iscrivetevi al canale se vi va, iscrivetevi al resto di social, mi trovate con questo nome qui, quindi vi aspetto su Instagram, su Twitter, su Facebook. E io vi abbraccio e a presto. Ciao!